Buongiorno a tutti. Oggi pomeriggio ci troviamo a Malvaglio, in un posto particolare, magico direi. Siamo al Guado e abbiamo qui il proprietario, nonché il residente in questo posto magico, Francesco Oppi. Qualcuno, sentendo il cognome Oppi, ricorderà suo papà, l'artista eclettico, pubblicitario, pittore, scultore, insomma, adesso ci racconterai qualcosa tu. E poi vi diremo perché siamo venuti a trovare Francesco qui a Guado. Buongiorno Francesco. Grazie Carla, buongiorno a tutti. Sì, beh, la storia del Guado, per chi non lo conosce. La storia del Guado è legata inizialmente in maniera indelebile e fondativa al papà Daniele, che arriva qui da New York nel 1969 con un grande successo di pubblico e critica da una mostra di arte di sue opere. E acquistando questa cascina poi la trasforma nel corso degli anni, prima in comune, poi in cooperativa, fino agli anni 90, dove poi nasce la cooperativa Raccolto, di cui è fondatore e di cui oggi io sono presidente dal 2006. E nel frattempo poi personaggi come Mogol, Battisti, Alba Steiner, Treccani, Tadini, Baratella Paolo. Adesso ne ho citato qualcuno, sì, perché naturalmente i più famose, però sono passate migliaia di artisti. Ora migliaia forse è una parola grossa, sì. Sicuramente diverse centinaia di artisti, perché sì, questo sì. Era proprio un luogo che attirava l'arte contemporanea, gli artisti che avevano qualcosa di diverso, di strano. Tuo papà era un catalizzatore. Era un uomo, aveva un carisma importante, con una cultura importante, con una voglia vera di fare socioculturalità nei territori, e era stato capace di unire intorno a sé un buon gruppo di persone che ancora oggi ci seguono e che ancora oggi cerchiamo di riunire. Sono cambiate le generazioni. Beh, certo, logico. Ma insomma. Il punto focale è rimasto quello. Qui invece ci troviamo di fronte a una tua opera. Sì. Spiegaci questa installazione che hai creato e perché. Ma dunque, io nasce in questo modo. Io stavo riordinando alcune cose in studio, ho trovato questa foto che poi ho fatto ingrandire, che è un luogo un po' magico che poi magari vi mostro. Un angolino del Guado speciale, e ho visto che in quella foto c'era quella musa ispiratrice. Ecco, mettendo insieme questi due lavori, la fotografia e il gesso, che è un'esercitazione di Luigi Russo, un giovane artista che poi è diventato un importante scultore, mi sono reso conto che era il mio sentimento in quel momento, la mia situazione al Guado in quel momento poteva essere fotografata in questo modo. Quindi rappresenta una situazione mia personale, e purtroppo non solo mia, e ho voluto prendere anche un quadro del papà e l'ho messo da dietro. Lui, certo, spesso metteva il naviglio, sì, nei, sì, suoi quadri, sì. Quindi c'è questo senso di acqua, di naviglio all'interno di un'ambientazione suggestiva, molto suggestiva, che era la nascita del Guado, quello, e questa donna che viene fuori decapitandosi e segnalando quello che vuole allo spettatore, come sempre fa un'opera, certo, creativa, certo, di un artista, certo, o di un'installazione, in questo caso è un'installazione. Quindi diciamo che lo spettro è ampio dell'interpretazione. Naturalmente qui il problema dell'acqua è diventata un po' un testimonial di questo problema. Mi stavi raccontando prima che il tuo sentimento di cui parlavi poc'anzi, nel vedere questa foto e collegarla al gesso, ti ha dato questa idea, perché tu ti trovi da più di un anno come residente al Guado, in una situazione che non si augura nessuno. Cosa è successo, Francesco? Ma è una situazione paradossale, terribile in questo senso. Noi siamo senza acqua potabile da più di un anno. Da più di un anno appunto senza acqua potabile, che, come tu dicevi Carla, è una situazione che non si augura a nessuno. Sì, vi nel giuro, 2019 nella società occidentale, civile, in Italia, sembra assurda una cosa del genere. Guarda, il sentimento vero mio, la parola vera, l'ho già detto ad alcuni amici, è il concetto di umiliazione. Cioè tu sei umiliato ogni giorno, perché tu non sei una persona, sei una bestia,
perché se tu non hai l'acqua potabile non sei più nemmeno un cittadino. Io non posso lavarmi, naturalmente non posso bere, non posso farla bollire, ho fatto fare naturalmente le analisi. Quindi anche per lavare puoi usare l'acqua. Non mi posso lavare. Io ho una bottiglia di acqua potabile accanto al bidet, una bottiglia di acqua potabile accanto al lavandino, porto una tanica di acqua al primo piano da mia mamma, perché anche per farla lavare. Io faccio la doccia una volta alla settimana a casa della mia compagna che vive in un altro posto. Qualche altro amico mi ha detto vieni pure a lavarti ovviamente. Beh, a casa. Certo, però voi capite che è una roba che non... Io ho un figlio minore che ha 16 anni che non vorrei mai che potesse succedergli qualcosa, perché nel momento in cui si dovesse succedere qualcosa a livello sanitario, voi guardate il colore di questo canale, ragazzi. Sì, certo. È una cosa vergognosa. Qui noi siamo di fianco a una cloaca, questo lo devo dire, perché questo naviglio trattato così, io sono nato qua, così non l'ho mai visto. Mai visto in vita mia una cosa del genere. Color grigio topo, maleodorante. Maleodorante, sì. È una cosa pazzesca. E questo è un discorso che non c'entra col mio posto. Ma cosa è successo? Però c'entra nel senso. Allora, durante la lavorazione per finalmente peraltro la sistemazione degli argini di questo canale, si è rotto in quel periodo il pozzo, quindi si sono creati dei movimenti di terra, di cose che adesso è inutile star qui a ricostruire, non sono io che dovevo ricostruire questa roba. Il pozzo si è danneggiato. Danneggiandosi il pozzo ci sono state e ci sono ancora infiltrazioni di vario tipo, tra cui quelle dell'acqua del naviglio, perché il pozzo è limitrofo. È un'acqua comunque sporca voi capite che riceve che la cloaca. Sono in queste condizioni. È paradossale. Io mi ricordo, questo ve lo posso dire, mi ricordo che io feci una comunicazione iniziale di questo problema a diversi enti. Ah, okay. Mi rispose l'unico ente a cui non avevo chiesto nulla, che ora non mi ricordo sinceramente quale sia dei quattro cui mandai tutto, dei tre, mi rispose un quarto ente che mi disse a noi non risulta qualcosa del genere, ora testualmente, ma sostanzialmente erano tre righe della comunicazione iniziale che io feci appunto a vari enti. Mi risponde l'unico ente a cui direttamente non avevo mandato nessuna comunicazione, dicendomi da un controllo da noi effettuato non risulta esistente nessun pozzo alla cascina del Guado. Ora voi capite che ci sei nato tu, no qua. Ma voi capite che una persona che scrive o firma una roba del genere, ma poi sulla base di che cosa? È venuto qualcuno? No, ma sopra scusami Carla, ma una persona che scrive o firma una roba del genere e la manda a un cittadino italiano che vive in una cascina che è in piedi dal 1570, i casi sono due: o era distratto quel giorno lì, gli è scivolata la mano e ha scritto una roba che non ha senso, oppure, ragazzi miei, c'è un tentativo di infangamento della realtà, della verità. Cioè non si può dire che qui non c'è un pozzo. Ma stiamo scherzando? C'è sempre stato. Ma stiamo adesso scherzando. Siamo entrati in casa di Francesco Oppi e ci troviamo in un luogo mitico, secondo me. Mitico per quello che riguarda, adesso Francesco ci racconterà gli oggetti che ci sono all'interno, ma anche per la storia di questo luogo, che è una storia che si intreccia con la storia degli anni 50, degli anni 60, degli anni 70. Quando Daniele Oppi arrivò qua, come tu avevi detto, e decise di acquistare questa cascina. E poi che cosa successe al Guado? Ma naturalmente, come dicevo, nacque un gruppo di persone, si unì assieme a papà Daniele, assieme a mamma Franca e altre persone, in particolare Paolo Suman con la sua compagna Luciana. E su questo nucleo prese il via la Comune del Guado, che fu un'esperienza germinante poi la cooperativa Il Guado e germinante poi successivamente la cooperativa Raccolto, di cui sono attualmente presidente dalla morte di papà nel 2006. Quindi da parecchio tempo che portiamo avanti questa avventura culturale, sono 30 anni ormai, più i 20 precedenti della cascina del Guado nel suo pre-raccolto, sono 50 anni di attività culturali volute fortemente, spinte fortemente anche con sacrifici economici
da parte della mia famiglia per fare territori, per fare cultura e arte sul territorio, per portare un punto di vista nuovo, diverso rispetto ai temi della socialità e della cultura. Questo abbiamo fatto e questo tentiamo di fare anche oggi. Era un punto di riferimento non solo per artisti, diciamo così, lombardi, ma anche da ogni parte. Sì, sicuramente abbiamo avuto le visite di dell'Ima Medeiros, di Firsheim, di visite, per modo di dire, persone che hanno vissuto qui, che si fermavano a vivere, quelle che oggi si chiamano, forse anche qualcuno può chiamare, residenze d'artista. Una volta erano cose che si potevano fare in automatismi intorno a progetti che avevano radici culturali. Questo è quello che può fare uno scambio di biografie tra artisti che vivono insieme. Questo è, non si può va costruito con la fatica, come tutte le cose che si fanno quando si lavora. L'unico modo è la fatica, la passione, la volontà, il desiderio di fare meglio, di andare avanti. Questo, e poi naturalmente passarono ad esempio, questa è una curiosità che amo dire perché so che sono quelle cose che fanno molto piacere al pubblico, e qui visse Mogol per un certo periodo con Lucio Battisti, e Mogol andava a Malvaglio coi turni di lavaggio piatti alla Libera Associazione del Libro, che aveva sede dentro al Bar Italia, che fu un'esperienza molto importante per questo territorio. Quindi, come dice sempre il nostro direttore, Malvaglio, che è comunque un paese relativamente piccolo, non ha tantissime anime, ha dato i natali a personaggi veramente eclettici del mondo della cultura, del mondo dello sport, insomma, che hanno portato il nome di Malvaglio anche nel mondo. Ma hanno riportato però a Malvaglio qualche cosa. Tuo papà, creando questa cascina, creando questo comune, ha fatto sì che in quegli anni tutta questa zona fosse meta anche turistica nel senso di turisti culturali, gente che aveva voglia di venire. Ti ricordi, ti ho detto, 20 anni fa anch'io venni qua, rimasi tutto un pomeriggio, e ho ancora adesso un ricordo bellissimo, no, dell'atmosfera di grande libertà. Beh, Carla, ti devo dire che è ancora così, quindi noi, Franca lo sa, quelli che vivono qui lo sanno. La tua associazione, raccontaci della tua associazione. Andiamo avanti, non è la mia associazione, è la cooperativa fondata nel 91 da Daniele Oppi con Treccani, Tadini, è la continuità con la Comune del Guado, non c'è nessuna differenza, se non quella che sono passati 50 anni, quindi non si vive più tutti insieme, certo. Non si è più figli dei fiori, per la verità non lo erano nemmeno loro. Era una comune piuttosto seria, legata ai temi del lavoro e della diffusione della cultura. Sul fare. Il motto della Comune del Guado era: ci sono molte cose da dire e da fare, ma da dire solamente non ce n'è. È un motto che vale molto anche per noi, lo sanno le persone con cui collaboriamo. Cito ad esempio il comune di Inveruno, con cui lavoriamo fittamente ormai da quasi 20 anni. Il comune di Castelnuovo, il comune di Milano, alcuni enti privati, la società umanitaria, l'Accademia di Belle Arti di Brera, la provincia di Milano quando c'era, e lavoriamo fittamente nelle edizioni, abbiamo un panorama di un centinaio di titoli che spaziano dalla poesia al libro storico documentario. E continuiamo a fomentare momenti di aggregazione culturale. Inverart, credo che lo conosciate, sì. Tutti, non è solo quella 3 giorni lì di Inveruno, è anche un percorso che coinvolge la cascina con 600 ragazzi che in 15 anni sono passati, 75.000 visitatori nel padiglione d'arte giovane, la futura prospettiva di una biennale d'arte giovane da farsi con la società umanitaria e con l'Accademia di Belle Arti di Brera, e con la buona volontà di coloro che tra i privati ci daranno una mano a fare questa iniziativa. Noi ci mettiamo tanta passione, ci riusciremo senz'altro. Io ti faccio tanti auguri, Francesco, ringrazio voi che ci avete seguito fino adesso, e
Per chi non conosceva questa chicca del territorio, potete anche venire, passare, certo, suonare e sarete ben accorti. O comunque suonando il clacson, perché non abbiamo... Se arriva l'acqua. Quando ci sarà l'acqua sarà tutto più semplice. Vi offriranno anche un caffè, per adesso un pocket coffee. E con l'acqua minerale. Con l'acqua minerale. Grazie a tutti, Carla Rizzi con il Rialto Villarese. Grazie a voi, grazie davvero.